sabato dal TG2000, a voi tutti un cordiale ben ritrovati. Ecco i titoli principali del nostro giornale. Lo scontro è infinito sulla TAV, contrario il ministro Toninelli, Di Maio apre al sì e Tria parla di evoluzione positiva nei contrasti del governo sulla Torino-Lione. Intanto gli elettori del PD domani andranno alle primarie del partito con l'obiettivo 1 milione di votanti. Tensioni e scontri in Algeria durante le manifestazioni di protesta contro la ricandidatura del presidente Bouteflika per un quinto mandato. Un morto, decine di feriti e di arresti. Videomessaggio di Papa Francesco per l'inaugurazione del nuovo ospedale pediatrico a Bangui, nella Repubblica Centrafricana. La sofferenza dei bambini nelle toccanti parole del pontefice che vi faremo ascoltare. E allora, in apertura, la politica con la TAV della discordia, sempre contrario il ministro Toninelli, mentre Tria parla di evoluzione positiva dei contrasti nel governo sulla Torino-Lione e Di Maio apre al sì. In questo scenario il PD domani va alle primarie, obiettivo 1 milione di votanti. Ci racconta tutto Augusto Cantelli. TAV sì, TAV no, TAV ni. Sull'alta velocità la confusione totale all'interno del governo e nel Movimento 5 Stelle. Se il ministro dell'economia Tria è favorevole, quello dei trasporti Toninelli contrario, mentre Conte media tra Salvini e Pentastellati, sebbene Di Maio ora sarebbe disposto a proseguire l'opera, bocciata invece da Grillo come oramai morta. Entro marzo verranno presentati bandi per non perdere i fondi dell'Europa, che chiede chiarezza. Tra le tensioni della maggioranza prova a trovare spazio il nuovo corso del Partito Democratico, che domani dalle primarie potrebbe avere il suo nuovo segretario. Si vota con un contributo minimo di 2 euro in 7.000 seggi dalle 8 alle 20. Tre i candidati: Zingaretti, Martina e Giachetti. Come dovrebbe essere il PD di Zingaretti? Più vicino alle persone. Il mio documento non a caso si chiama Prima le persone, una proposta per l'Italia. Come dovrebbe essere il PD di Martina? Ma un partito democratico popolare, un partito democratico del lavoro. Come dovrebbe essere il PD di Giachetti? Il PD di Giachetti dovrebbe essere il PD che abbiamo immaginato con Veltroni nel 2008, un pieno compimento di quel progetto che non è stato mai fatto fino in fondo. Staremo a vedere. Continua ad aumentare l'attesa agli sportelli pubblici, specialmente al centro-sud, secondo quanto rilevato dalla CGA di Mestre. Rispetto all'ultimo dato disponibile, che risale al 2017, la coda davanti agli sportelli delle ASL è aumentata di 19 persone, mentre quella che troviamo di fronte all'ufficio anagrafe dei nostri comuni è cresciuta di 13 unità. Quindi tempi allungati, nonostante tanti moduli e certificati possono ormai essere consultati e richiesti utilizzando computer e cellulari. E la cronaca ora ci porta a Trieste, perché la Corte d'Assise d'Appello ha confermato la condanna di primo grado all'ergastolo per Giosuè Ruotolo, l'ex militare accusato del duplice omicidio di una coppia di fidanzati uccisi a colpi di pistola 4 anni fa circa a Pordenone. Sentiamo Luciano Piscaglia. Ergastolo confermato per Giosuè Ruotolo, condannato in primo grado nel novembre 2017 per il duplice omicidio di due fidanzati, Trifone Ragone e Teresa Costanza, uccisi con 6 colpi di pistola da distanza ravvicinata nel marzo 2015 nel parcheggio del Palazzetto dello Sport di Pordenone. La Corte d'Assise di Appello di Trieste ha confermato ieri sera l'ergastolo dopo 8 ore di Camera di Consiglio. Giosuè Ruotolo si è sempre proclamato innocente ed anche ieri, prima della sentenza, in una dichiarazione spontanea ha inutilmente ribadito la sua estraneità. All'epoca dei fatti, Giosuè Ruotolo e Trifone Ragone erano militari, commilitoni e coinquilini in una caserma in provincia di Pordenone, città dove si era trasferita da Milano Teresa Costanza, la fidanzata di Trifone Ragone. La gelosia verso la ragazza e l'odio per il commilitone, ritenuto un ostacolo per la carriera, avrebbero armato la mano di Giosuè Ruotolo, che ha ascoltato la lettura della sentenza d'appello con gli occhi bassi e scuotendo il capo. I suoi legali, secondo i quali mancano le prove della presenza del loro assistito sulla scena del crimine, hanno annunciato ricorso in Cassazione. La pagina degli esteri, andiamo in Algeria, un morto, decine di feriti e di arresti nelle affollate manifestazioni di protesta contro la ricandidatura del presidente Bouteflika per un quinto mandato, ci riferisce Leonardo Possati.
vogliamo che vada via. Vada via. Siamo stufi. Lasci il potere. Dal 1999 ad oggi è troppo. L'Algeria dice basta, migliaia di persone da giorni manifestano in diverse città contro la decisione dell'attuale presidente Abdelaziz Bouteflika di candidarsi alle elezioni previste per il 18 aprile. Bouteflika compie oggi 82 anni ed è al governo da 20, è molto malato e le sue apparizioni sono rarissime. Un uomo ritenuto dalle opposizioni incapace di governare, un burattino in mano a un gruppo ristretto di potere. Algeri è stata teatro di scontri in queste ore tra le forze dell'ordine e i manifestanti. Un giovane è morto a causa delle ferite riportate dopo una violenta carica della polizia. 45 persone invece sono state arrestate, decine i feriti, tra cui anche alcuni poliziotti. Entro domani Bouteflika deve formalizzare la sua candidatura per puntare al quinto mandato. Colonnello dell'esercito, ha combattuto contro i francesi per l'indipendenza, ottenuta la quale è riuscito a fare la carriera politica e a diventare ministro degli esteri e dal 1999 presidente. È lui ad avere sconfitto in una cruenta guerra civile le forze islamiste, portando un po' di stabilità economica al paese. E siamo a parlare delle celebrazioni in Egitto per l'ottavo centenario dell'incontro tra San Francesco d'Assisi e il Sultano. Dopo la visita e il pellegrinaggio a Damietta, tra i vari appuntamenti anche un convegno presso il grande centro islamico di Al-Azhar. Sentiamo Cristiana Caricato. Francesco di Assisi entra ad Al-Azhar, il più prestigioso centro sunnita del mondo. 800 anni dopo l'incontro con il sultano Malik al-Kamel, il suo approccio al mondo islamico viene analizzato in un convegno di studi a cui partecipano gli ambasciatori dell'università araba e i francescani d'Egitto. Giovani ulema, ragazze velate, imam e frati ritornano al dialogo di pace e serenità che si svolse tra la primavera e l'autunno del 2019 nell'accampamento musulmano a Damietta per interpretare l'oggi della convivenza tra credenti di diverse fedi. La natura dell'incontro, di cui si celebrano gli 800 anni, è la base di ogni confronto possibile. Le relazioni hanno mostrato l'Islam tollerante e moderato che trova nel Corano le basi per una fratellanza capace di abbracciare cristiani ed esponenti di altre religioni. Un approccio storico e teologico al problema della convivenza umana per disinnescare fondamentalismi e posizioni radicali. Se Francesco e il sultano diventano l'icona simbolica di uomini che si riconoscono nella propria religiosità, figli di un unico padre, è il documento di Abu Dhabi firmato dal pontefice che porta il nome del santo di Assisi e del grande imam di Al-Azhar ad essere il testo di riferimento per ricordare i principi non negoziabili comuni alle fedi, fra tutti il rifiuto del terrorismo e la difesa della vita, ma anche il diritto alla piena cittadinanza di ogni essere umano. Questa sera alle 20:30 il derby Lazio-Roma, attesi 50.000 tifosi all'Olimpico che aprirà i cancelli a partire dalle 16:30. Il questore della capitale ha messo in piedi una vera e propria task force composta da polizia, guardia di finanza e polizia locale per garantire che l'evento sia davvero sportivo e si svolga in tutta sicurezza. Federico Plotti. Tutto è pronto, almeno così si spera, per il derby della capitale in programma questa sera alle 20:30 allo Stadio Olimpico. La sicurezza al primo posto, per questo si era pensato di farla giocare nel pomeriggio, poi mercoledì è arrivata la decisione di farla disputare di sera. Sono attesi più di 50.000 tifosi per una partita che, oltre alla supremazia cittadina, oltre all'accesissima rivalità tra Lazio e Roma, mette sul piatto anche un'importante posta sportiva, e cioè la possibilità, considerata anche la sconfitta dell'Inter ieri a Cagliari, di sognare un posto sicuro nella prossima Champions League. Sarà la prima prova importante per il nuovo questore di Roma Carmine Esposito, arrivato da Bari da pochi giorni. L'Olimpico sarà blindato, oltre 1.000 uomini tra polizia e carabinieri a partire da questo pomeriggio presidieranno la zona intorno allo stadio e non solo. Controlli e bonifiche in tutta l'area del Foro Italico sono già scattate da ieri, ma l'attenzione delle forze dell'ordine si è concentrata anche su aeroporti e scali ferroviari della capitale per l'arrivo eventuale di gruppi di ultras di altre squadre straniere gemellati con la tifoseria giallorossa e quella biancoceleste. Sul lato sportivo, come detto, la posta in palio è decisamente alta. Una partita importantissima che sappiamo quanto conta in questa città. E noi mi auguro che faremo una grande partita, prima di tutto con grande cuore, e poi non ci vuole solo quello. Solitamente si dice cuore e testa.
Cambiamo pagina, si inaugura oggi a Bangui, nella Repubblica Centrafricana, la nuova sede dell'ospedale pediatrico, realizzato con il sostegno dell'ospedale pediatrico, sempre della Santa Sede, il bambino Gesù. Papa Francesco in un videomessaggio ricorda la sofferenza dei piccoli pazienti incontrati durante il suo viaggio apostolico nel 2015. Ascoltiamo le sue parole. E la sofferenza dei bambini è senza dubbio la più dura da accettare. Il grande Dostoevskij faceva la domanda: perché soffrono i bambini? Tante volte mi chiedo lo stesso: perché soffrono i bambini? E non trovo spiegazione, solo guardo il crocifisso e invoco l'amore misericordioso del Padre per tanta sofferenza. Questa struttura che oggi viene inaugurata è un segno concreto di misericordia che trova la sua origine nell'anno santo che ho voluto aprire in anticipo il 29 novembre del 15 proprio a Bangui, la prima porta di una cattedrale. Aprirsi è stata quella di Bangui, non quella di San Pietro. Il 2 marzo di 80 anni fa Eugenio Pacelli veniva eletto Papa col nome di Pio XII, proprio nel giorno del suo compleanno. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale fu particolarmente vicino nella carità al suo gregge, come dimostra la sua presenza nei quartieri romani bombardati nel luglio del 43. Il racconto è di Pierluigi Vito. Marzo 1939. Eugenio Pacelli, cardinale segretario di Stato, è il nuovo Papa col nome di Pio XII. Il conclave più veloce del XX secolo aveva scelto come pontefice il primo romano dal 1670. Presbitero a 23 anni, fu ordinato vescovo il 13 maggio del 1917, giorno della prima apparizione della Madonna a Fatima. Diplomatico in Germania negli anni 20, minacciato dai comunisti che volevano devastare l'annunziatura di Monaco di Baviera, fu l'artefice della lunga gestazione del concordato firmato nel 1933 con Hitler appena giunto al potere. Una volta papa, Pacelli manifestò la netta avversione contro ogni totalitarismo. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale fu vicino nella carità al suo gregge, come dimostra la sua presenza nei quartieri romani di San Giovanni e San Lorenzo, bombardati nel luglio del 43. Presentato da certa storiografia come il Papa dei Silenzi per l'atteggiamento tenuto durante l'Olocausto, numerosi documenti negli ultimi anni hanno dimostrato vicinanza e interventi di Pio XII verso il dramma degli ebrei. Fu il pontefice più citato nei documenti del Concilio Vaticano II, colui che canonizzò più donne nel corso di un pontificato e aprì al metodo storico critico per lo studio della Bibbia. Un ponte tra due epoche nella storia della Chiesa e del mondo, per cui è in corso il processo di beatificazione. 8 anni dopo l'uscita di scena dello Space Shuttle è stata lanciata da Cape Canaveral una capsula destinata a portare gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. A bordo non c'è equipaggio, ma soltanto un manichino che raffigura un personaggio della saga di Alien. Allora andiamo a curiosare con Barbara Masulli. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Questo razzo Falcon 9 dell'azienda spaziale privata statunitense SpaceX ha portato in orbita una navicella, la Crew Dragon. A bordo non ci sono astronauti, ma un manichino, visto che si tratta di una missione di collaudo commissionata dalla NASA. La foto è stata pubblicata su Twitter da Elon Musk, proprietario della SpaceX, e il fantoccio al posto di comando si ispira al tenente Ripley di Alien. L'obiettivo è arrivare alla Stazione Spaziale Internazionale e tornare sulla Terra fra 6 giorni. Se il test procederà senza intoppi, 8 anni dopo l'ultimo viaggio dello shuttle, l'America, grazie a questi nuovi mezzi, come appunto la navicella Crew Dragon, potrà tornare a portare in orbita i suoi astronauti. Dal 2011, infatti, il monopolio del trasporto spaziale di persone lo detiene la Russia, che portava in orbita anche americani ed europei. Il decollo è avvenuto alle 8.49 ora italiana dalla rampa di lancio 39A del Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, per intenderci da dove partirono le storiche missioni Apollo dirette sulla Luna. Dopo 17 anni di duro lavoro e sacrificio siamo arrivati a questo punto, dobbiamo ancora raggiungere la stazione. Ma fino ad ora tutto ha funzionato, dice il proprietario della SpaceX. Musk, il cui sogno è quello di portare turisti nello spazio, e questa missione potrebbe rappresentare la pietra miliare. Rimanendo in tema, vi lascio ora la rubrica C'è Spazio, dedicata oggi ad un racconto molto speciale dello sbarco sulla Luna 50 anni fa. Grazie per aver scelto il TG2000, che tornerà alle 18.30 con una nuova edizione. Buon proseguimento di giornata e arrivederci.